In quel tempo era già improbabile che un uomo si intrattenesse in uno spazio pubblico con una donna che non fosse sua moglie. Era cosa ancora più improbabile che un giudeo, come era Gesù, si rivolgesse ad una samaritana, appartenente cioè ad un popolo che era considerato eretico ed era sempre e frequentemente disprezzato. Ancora più impossibile era che un rabbi, come Gesù appariva, addirittura chiedesse qualcosa ad una donna, peraltro piuttosto chiacchierata. Eppure quel giorno, vicino al pozzo di Giacobbe, Gesù si rivolge alla donna dicendole: "Dammi da bere." Fossimo stati noi, non avremmo perso tanto tempo con una donna come quella, ma è proprio questo modo di fare di Gesù che ci attrae, perché lui sa cogliere anche in una persona che sembrerebbe spenta dal punto di vista della ricerca religiosa un desiderio mai sopito di andare oltre, e perciò non si ferma alle apparenze, ma va incontro a questa donna e chiede a questa donna un gesto di libertà, una scelta che in qualche modo la faccia venire fuori. Ciò che le chiede in realtà all'inizio viene frainteso dalla donna, perché questa richiesta dell'acqua la donna la intende in un senso strettamente materiale, e già, non c'è da meravigliarsi. Le donne, lo ricorderete anche voi, fino a qualche decennio fa, avevano nell'andare e nel tornare dalla fonte dell'acqua una delle attività più faticose di ogni giorno. E non è strano allora che questa donna, di fronte al maestro che le propone un'acqua viva, chieda immediatamente di poterla avere per non dover continuamente andare e venire. Ma Gesù le fa intendere che non è quello di cui sta parlando, con quelle parole che suonano profonde: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva." Non c'è solo una sete delle labbra, esiste anche una sete del cuore, ed è quello a cui Gesù intende condurre pazientemente questa donna. A pensarci anche noi, spesso riduciamo Dio entro i perimetri dei nostri bisogni strettamente materiali. Che cosa domandiamo a Dio? Più di frequente chiediamo la salute, chiediamo un certo benessere, chiediamo una lunga vita. Sempre e comunque dentro questo nostro orizzonte terreno, storico. Ed è proprio qui invece che Gesù vuole farci andare oltre, perché la fede consiste proprio nell'andare oltre il semplice soddisfacimento dei bisogni materiali. Perché lo sappiamo bene, anche quando avessimo questi bisogni completamente soddisfatti, dentro di noi permane sempre il desiderio di altro. Lo si capisce bene questo in certi momenti struggenti della nostra vita, sia quando ne assaporiamo la bellezza, sia quando ne percepiamo il limite. In tutte e due queste situazioni di segno diverso siamo come attraversati da una sensazione di incompiutezza, di irrisolutezza, e lì comprendiamo che non ci basta semplicemente il livello dei bisogni, che il nostro cuore desidera altro. E la fede, caro Teseo, nasce proprio
in questa condizione, quando ci rendiamo conto che non basta assecondare i miti dominanti, ma occorre andare oltre. Per questo Gesù spinge questa donna a sollevare lo sguardo e a guardare verso l'alto. E rispetto ad una diatriba che a quel tempo era molto diffusa in ambito religioso, se cioè si dovesse adorare Dio sul monte Sinai, come sostenevano i giudei, o sul monte Garizim, come sostenevano i samaritani, Gesù taglia corto e dice che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. In spirito, cioè respirando il respiro stesso di Dio, che quando accade ci fa vedere Lui in tutte le cose. Questo è lo spirito, non fermarsi alle apparenze, ma saper cogliere sempre in essa una traccia di un mistero più grande. E verità, la verità è ciò che è nascosto, è la parte che ci è ignota della realtà. E soltanto chi cerca la verità non si accontenta di ciò che è scontato e rimane sveglio e vigile per cercare di scoprire la parte nascosta della realtà, che non è quella che cade sotto i nostri sensi. L'acqua, e concludo, anzi la sete, non è soltanto una sensazione, è anche una sorta di stimolo importantissimo, perché ci aiuta, quando lo avvertiamo, a recuperare liquidi. Noi siamo in larga misura fatti di acqua, gli uomini il 60%, le donne il 50%. Il punto è che andando avanti con gli anni si perde la percezione di questo stimolo e si è portati perciò a disidratarsi. Per questo i medici ci consigliano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. E allora qui è il punto. Se Gesù è l'acqua viva, dobbiamo fare in modo che la nostra distrazione non abbia la meglio, ma che sia proprio Lui, cioè la Sua parola, a costituire l'antidoto alla nostra distrazione. E volesse il cielo che accada a noi quel che in quel giorno accadde a quella donna samaritana, che nel bel mezzo di questo dialogo concitato si sentì dire: sono io che parlo con te. Che accada anche alla nostra vita di sperimentare che è Lui che parla con noi, l'acqua viva che ci rimette sempre e di nuovo in cammino.